Allora Andrea, noi siamo qua stasera per sapere cosa è successo a tuo fratello, quindi Riccardo Magherini, cosa ci puoi dire? In che modo l'hai saputo? Cosa è successo? È successo che quella notte Riccardo è in preda a un grande attacco di panico e sta chiedendo aiuto disperatamente per le vie, nella via di Firenze, che era la via dove abitava lui, dove va la sua attività. E quando arrivano, lui vuole chiamare i carabinieri, quindi non aveva perso il suo telefono e prende il telefono di una persona che era all'interno di un locale, prima a spallate aprendo la vetrina proprio per chiamare i carabinieri. E dopodiché lascia cadere il telefono, l'intervento dei carabinieri verrà fatto con Riccardo in ginocchio che chiede aiuto: per favore aiutatemi, ho un bambino. E durante le fasi dell'arresto viene messo pancia sotto con le manette e le mani dietro, prono dietro con le mani dietro la schiena, compresso da più militari e nel momento continua a chiedere aiuto: aiuto per favore, aiutatemi, io sono una persona per bene, ho un figliolo, chiamate un'ambulanza e finisce drammaticamente questo video con le parole di Riccardo che dice: sto morendo, sto morendo, sto morendo, fino poi a inghiottire la parola e a non parlare più. Però ho fatto un coglione, segui il gesto a dice Nassa, lo stai. Ah, si è sentito. No, aiuto! Io ero all'estero, io sono fisioterapista, lavoro all'estero, ero in Martinica praticamente dall'altra parte del mondo e mi ha chiamato il babbo alle 1 di notte là, corrispondenti alle 6 del mattino qui, dandomi la notizia. Però in quel momento lì mi ha detto: è morto Riccardo, dicendo cosa ti hanno detto, cosa è successo, ha avuto un infarto, era a torso nudo, spaccava tutte le vetrine, in quel momento lì era fuori di sé, ha picchiato i carabinieri, se l'è portati sulle spalle per più di 100 metri. Un racconto di Riccardo, che è mio fratello, è padre, è marito, è figlio, che è stato incensurato per tutta una vita ed è stata costruita una realtà differente da quella che era. Ma nelle forze dell'ordine sì, perché noi non è la nostra battaglia contro le forze dell'ordine, assolutamente. La nostra battaglia è contro queste persone, questi 4 militari che sono intervenuti quella sera lì. Quindi non vuole essere una battaglia. Mio nonno era carabiniere, noi nasciamo in una famiglia dove il nonno è carabiniere, dove ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, dove cresciamo con dei valori. Che la libertà dell'individuo e il rispetto della persona sono prima di tutto. Giustizia per me significa che devono essere fatte delle indagini trasparenti, che si arriverà a un giudizio di queste persone, che in seguito appunto a
a una ricerca di verità, cosa che a tuttora non è successo, perché Riccardo è morto da 2 mesi. Riccardo era l'unico imputato, è stato denunciato da morto per il furto di un telefonino. Abbiamo provveduto noi come famiglia a denunciare le persone che erano presenti quella sera lì, quindi i carabinieri e i sanitari. È il primo passo verso la verità e la giustizia per Riccardo. Allora, avvocato Fabio Anselmo, che ha iniziato a seguire la questione con una denuncia precisa, cosa sta succedendo e che reati si prefigurano in questo caso e l'azione tua appunto e di Andrea in che direzione andrà in questo momento? Noi partiamo da un presupposto: Riccardo Magherini non è morto di suo, non è morto da solo. Riccardo Magherini, se non avesse incontrato quei 4 carabinieri, sarebbe ancora vivo quella notte. Questo è il punto di partenza da cui partiamo. La denuncia è stata fatta perché entrare in un'indagine nell'ambito della quale è fisiologico mettere sotto la lente di ingrandimento, per il motivo che ho appena detto, l'operato delle forze dell'ordine e dei sanitari intervenuti quella sera, e non trovarseli poi invece indagati nel procedimento, significa avere l'ennesimo processo storto, come purtroppo tutte le volte in questi casi mi tocca, diciamo, affrontare. Abbiamo fatto una denuncia, abbiamo invitato il pubblico ministero ad indagarli, il pubblico ministero evidentemente ha ritenuto di farlo in ossequio alla nostra denuncia e ha sequestrato la salma del povero Riccardo Magherini, impedendo che la medesima possa essere sottoposta a sepoltura. Questo è un atto che da un lato ci conforta, dall'altro ci dà un po' di perplessità, perché se non avessimo fatto la denuncia... Adesso cosa succederà? Oggi ci sono state delle notizie importanti, secondo te incontrerai ostacoli in questo processo o le notizie di oggi ti confortano in una certa maniera perché, diciamo, ci sono questi 4 carabinieri indagati? 4 carabinieri e 5 sanitari, sono 9 gli indagati. Le notizie di oggi mi confortano soltanto nei limiti in cui ho già detto. Se il pubblico ministero vorrà chiedere l'archiviazione, un giudice dovrà decidere. Questa è l'unica cosa che sono certo di aver ottenuto oggi, mentre prima non era così. Gli ostacoli che abbiamo incontrato sono dati da una sorta di corsa alla diffusione da parte degli uffici giudiziari, in assenza di atti e provvedimenti giudiziari, di notizie rassicuranti sull'operato dei carabinieri, dei 4 carabinieri protagonisti del tragico fermo di Riccardo Magherini. Ecco, questa propalazione di notizie rassicuranti, diciamo, non ci ha tranquillizzato per nulla. L'affermazione della mancanza di violenze sul corpo di Magherini da parte delle forze dell'ordine nel suo arresto è un'affermazione che noi riteniamo assolutamente non corrispondente al vero. Poi le polemiche sulla mail inviata dal PM al precedente difensore le conosciamo tutti ormai. I video che sono stati mostrati ci danno la misura di una situazione estremamente drammatica e cruenta. Il corpo di Riccardo Magherini ci dà purtroppo l'informazione di violenze e di lesioni inferte al povero Riccardo prima di morire. Alcuni testimoni vedono, diciamo, sferrare dei calci da parte di alcuni carabinieri a Riccardo Magherini steso a terra in posizione prona con le mani dietro la schiena che chiede aiuto e che ha paura di morire. Io credo che questi dati siano già di per sé estremamente significativi. In questo contesto diffondere comunicati ufficiali da parte della procura o anticipazioni presunte di un'autopsia che a tutto già vedere oggi sembra che debba essere rifatta, sempre dallo stesso tenore rassicurante, sinceramente questa è attività che noi non abbiamo per nulla condiviso e che ci fa dubitare e affrontare questa, diciamo, questo caso e queste indagini, questo processo, questo caso giudiziario in modo particolarmente attento e diffidente. Anche visto gli applausi di martedì ai poliziotti che di fatto hanno ucciso Federico Aldrovanti, quindi all'appello della madre oggi a chiedere dei provvedimenti, diciamo, alle istituzioni, qual è il concetto di giustizia dell'avvocato Fabio Anselmo in questo momento? Il concetto di giustizia? Beh, guarda,
ce lo dobbiamo chiedere tutti che cosa vuol dire giustizia, perché la nostra giustizia è una giustizia che va a due velocità, è una giustizia privatizzata, nel senso che abbiamo un codice e un sistema giudiziario che funziona soltanto quando i protagonisti, passivi o attivi, sono persone che hanno capacità economiche o potere diciamo particolarmente efficienti e capacità economiche particolarmente importanti. Viceversa è la stessa giustizia che diventa un tritacarne per quanto riguarda i poveri disgraziati, come per esempio Stefano Cucchi, che è stato arrestato e messo in galera come albanese senza fissa dimora e ha fatto poi la fine che ha fatto, e come lui tanti altri. La nostra giustizia credo che abbia bisogno di una seria revisione, non soltanto in termini legislativi, ma anche in termini culturali. Il reato di tortura adesso arriverà alla Camera dei Deputati. Oggi Manconi ha detto che piuttosto che niente va bene anche questo progetto di legge che prevede appunto la tortura come reato comune. Pensi che sia giusta una battaglia per modificarle, quindi renderlo reato proprio solo per le forze dell'ordine, quanto appunto in linea con quanto detto dalle convenzioni internazionali? Tutta sincerità, sono molto perplesso, ma sono molto perplesso davvero, sono sincero. Perché da un lato, se non si approva una legge sulla tortura oggi, c'è il rischio che non si approverà mai per tanti altri anni. Dall'altro lato, sicuramente questa è una legge che una volta approvata rimarrà questa, e sicuramente non è una bella legge sulla tortura. Non è proprio una bella legge.